Ho acquistato 19 milioni circa di Shiba Inu. 19 milioni? Sì, 19 milioni, ma non 19 milioni di euro, ovviamente. Sarebbe bello. 19 milioni di Shiba Inu costano praticamente, o meglio, quando li ho acquistati io, 380 dollari. Quindi ho investito 380 dollari in questa criptovaluta, o meglio, questo meme coin, nato come il Dogecoin, quindi un meme, da come potete vedere a questa immagine, questa è una criptovaluta che ha un market cap, un valore, eccetera, eccetera, eccetera. E praticamente ho tradato, ho fatto trading su questa criptovaluta. Per chi non sapesse che cosa sono le criptovalute, è un neofita di questo mondo. Praticamente le criptovalute sono come, se avete mai sentito il Bitcoin, praticamente lo Shiba Inu è una criptovaluta come il Bitcoin, ma non ha lo stesso valore, non ha la stessa potenza, non fanno le stesse cose. E praticamente questo Shiba Inu, questo meme coin è nato per scherzo, però per scherzo, pur nascendo per questo, viene utilizzato per fare beneficenza e per fare diverse cose. E quindi ha una fanbase molto molto vasta. Questo meme coin, costando praticamente 0,00000000 con altri numeri, io praticamente l'ho comprata probabilmente a 0,00016, 18 o roba simile. Ho praticamente provato a fare questo trading. Ho messo 380 dollari, però ho fatto 300 dollari normalmente. E poi ho messo 80 dollari con una leva per 10, quindi un moltiplicatore per 10. E che cosa è successo? È successo che il giorno dopo mi sono praticamente svegliato con questo e questo, cioè tipo passavano le ore e io facevo percentuali su percentuali. Pur avendo acquistato in bull run, quindi quando praticamente la cripto già stava andando forte, poiché qualche settimana fa questa cripto costava ancora di meno, a un certo punto ha fatto più 250%, cioè delle cifre, delle percentuali veramente assurde. Cioè, immaginate di mettere, esempio, 10.000 euro, fa il 250%, significa che praticamente fai probabilmente 35.000 totali, e, insomma, compreso i 10.000 investiti, roba del genere. Quindi vi lascio immaginare le percentuali proprio di guadagno che ci stavano. Peccato, infatti, quando ho fatto queste percentuali, poiché sono passato, ragazzi, da 380 investito a un picco massimo di 710. Sono arrivato a picco massimo di 710. Il bello è che è successo praticamente in un giorno, 24 ore, quindi percentuali veramente assurde. Come uno sciocco, praticamente. In realtà, neanche uno sciocco, poiché io voglio holdare queste posizioni, voglio mantenerle senza venderle. Poiché se questo Shiba Inu, il prezzo di questo token, dovesse aumentare di qualche zero, immaginate che il mio investimento dovrebbe aggiungersi qualche zero al mio investimento. Quindi in questo caso, entrando con 380, aggiungendo qualche zero, potrei arrivare a 38k o comunque un 100k, 300k, insomma dipende dai zeri, mettiamola così. Però essendo che anche Dogecoin, e questo Shiba Inu viene chiamato Doge Killer, poiché praticamente è nato per scherzo, alla fine come il Dogecoin, però arrivando all'occhio dei potenti, questa speculazione l'ha portato veramente in alto. Accadrà la stessa cosa a Shiba Inu? Arriverà mai a un centesimo per Shiba Inu? È quasi quasi impossibile che arriverà a un centesimo per Shiba Inu, ma arrivare a 0,00 qualcosa può succedere. E se dovesse succedere, un po' come il Dogecoin, che ha reso milionari tante persone che hanno investito in un meme praticamente, poiché era una criptomeme con la faccia di un cane, ve la mostro qui, e è probabile che lo Shiba Inu possa fare altrettanto. Ovviamente è una sorta di gambling, una sorta quasi di gioco d'azzardo, mettiamola così. Però la community è vasta, la community è molto vasta.
hanno diciamo, fanno delle cose molto belle, fanno anche delle donazioni per proteggere questa sorta di razza di cane, che comunque è una razza di cane molto particolare, che è lo Shiba Inu. È un cane che una razza di cane che realmente esiste, e fanno delle no donazioni attraverso Amazon Smile per supportare la causa. E quindi io ho fatto questa cosa. Adesso, al momento, non chiudendo la posizione, sono ancora in profitto, ma praticamente non più 710 dollari circa, ma praticamente mi è calato di un bel po', poiché essendo una cosa speculativa potrei anche rischiare di perdere tutto il mio investimento. Adesso, al momento, all'orario delle 23:48 che vi mostro, io mi è praticamente sceso di 240 dollari, ma da 380, caspita, si vede veramente male, da 380 sono praticamente arrivato a 474. Peccato, poiché avrei potuto vendere a 700 circa, 700-710, avrei potuto vendere, e adesso, quando è risceso, avrei potuto ricomprare, aumentare la mia posizione con gli Shiba Inu, quindi comprare altri milioni di token di Shiba Inu, dato che costano davvero pochissimo, e in questo caso poi aspettare che aumentassero per fare ancora più profitto. Che dire, arriverà mai questo token alla cifra che si desidera? Io lo spero. Molto probabilmente farò hold con questi soldi, li dimenticherò lì quasi, oppure farò un po' di trade, cercherò di aspettare qualche picco massimo, vendendo prima che riscenda e poi riacquistando, ma quasi sicuramente cercherò di lucrare su questa speculazione. Vorrei sapere però da voi cosa ne pensate, se pensate che sia una cosa speculativa molto rischiosa, in realtà per me lo è davvero molto rischiosa, ma ho scelto di non metterci chissà quanto, ho scelto di metterci 380. È probabile anche che se dovesse scendere ancora di più, io possa aumentare posizione, poiché devo essere onesto, ho uno stile di trading o di investimenti in medio-lungo termine molto speculativi. È una cosa rischiosa, non si dovrebbe fare, ma in realtà dipende anche dallo stile di ogni investitore. A me piace molto speculare, e poiché con la speculazione si possono fare davvero tanti soldi. E in questo caso, con Shiba Inu, io mi sento che posso fare veramente tanti soldi, calcolando che ho quasi raddoppiato, sono arrivato praticamente a 710, ho quasi raddoppiato la mia cifra d'ingresso, che era 380, io l'ho quasi raddoppiata in 24 ore. E c'è stato un mio carissimo amico che aveva acquistato qualche giorno prima e ha potuto prendere il 250% più la cifra che stava poi facendo, la percentuale che stava facendo in più durante il trascorso del giorno. Quindi, che dire, scopriremo un po', vedremo cosa accadrà. Con questa criptovaluta, con questo meme token, vedremo se farà la stessa cosa del Dogecoin. Io vedrò se dovessi riscendere, aumenterò la mia posizione, poiché, non so, amo la speculazione, è una cosa sbagliata da un lato, poiché non è molto saggia come cosa. Attenzione, tra l'altro, infatti non è un consiglio finanziario o roba simile, non sono mai consigli finanziari, poiché io vi racconto semplicemente ciò che faccio nella mia vita, gli investimenti, questo e quell'altro, che sono una cosa che amo, e questa situazione nella quale mi sto addentrando, le cripto che sto realmente amando, ancora più dello stock market, quindi delle azioni in borsa, eccetera, mi stanno veramente piacendo tantissimo. Quindi, che dire? Aggiornatemi, fatemi sapere cosa ne sapete, co cosa ne pensate, cosa ne pensate nei commenti, se sapete qualche news, se sapete qualcosa. Aggiornatemi. Che dire, speriamo che questo Shiba Inu possa continuare a salire e nel caso fare tante opere di bene, perché mi piace questa, anche questa iniziativa di donazioni per aiutare questa razza canina molto molto particolare. E ci vediamo prestissimo. Aggiornatemi nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Io ovviamente vi terrò aggiornati eventualmente se ci dovessero essere delle news. A presto, umili investitori, ci vediamo incredibilmente presto.